Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro del Bicchiere della Staffa. Questa sera sono in compagnia di Filippo Lunardo, che è l'autore di questo libro, che si intitola Introduzione al buddismo tantrico in India e in Tibet, un titolo che mette soggezione, ma Filippo poi cercherà di metterci tutti a nostro agio. Innanzitutto grazie Filippo per essere qui con noi. Siamo Grazie a molto voi felici. per l'ospitalità. Siamo molto felici di averti. Filippo Lunardo è un grande studioso di buddismo e di Tibet e forse anche di tante altre cose, ma mi limito a questi due grandi soggetti, due grandi, importanti e complessi soggetti. E come prima cosa vorrei chiedergli di sintetizzare non certo il libro, ma l'argomento che nel libro ho voluto affrontare, no? Il buddismo tantrico. Chi è esterno al mondo buddista pensa che il buddismo, o può pensare che il buddismo sia qualcosa di molto, beh, di molto compatto, di molto unitario. No? In realtà il buddismo, non diversamente in questo senso dal cristianesimo, si è suddiviso in molte tradizioni, molte scuole, eccetera, eccetera. E il fatto che si parli di buddismo tantrico ci fa già capire che stiamo parlando di una particolare storia all'interno del grande movimento buddista. Allora, di cosa esattamente parliamo, Filippo? Allora, innanzitutto bisogna dire che quando parliamo di tantrismo, ecco, innanzitutto il termine tantrismo in realtà è un neologismo occidentale, non c'è mai stato un termine che identificasse tantrismo nella sfera culturale indiana. Comunque, per semplificarci la vita, diciamo che il tantrismo non è un fenomeno prettamente buddista, ma è panindiano, e che, si rivolge a delle esperienze specifiche anche per esempio del mondo shivaita soprattutto e in parte molto minoritaria diciamo anche in ambito Jaina e in ambito Vaishnava. Quindi comunque sia si è diffuso in tante tradizioni, in tante esperienze differenti della religiosità indiana. Ha dei punti in comune con l'antichissima esperienza religiosa indiana, appunto quella dei Veda, quelle delle Upanishad cosiddette vediche, dall'8 al III secolo avanti Cristo, per poi comunque distinguersi assolutamente nella realtà culturale, nel rapporto con l'esperienza sociale e nel modo di intendere se stesso come fenomeno. Nasce all'inizio come un modo, in ambito prettamente indiano, come un modo di, come dire, aderire totalmente a quell'esperienza che la figura del dio Shiva voleva, voleva proporre, ecco, un altro modo di vivere la spiritualità, un altro modo di vivere l'esperienza della consapevolezza e della coscienza. Quindi il tantrismo adotta dei metodi abbastanza estremi per dire che si distinguono dal resto della convenzione sociale e religiosa tipica del brahmanesimo ortodosso. Avrà un ruolo preminente a partire dal, possiamo dire, dal VI secolo, insomma, quando ci sarà un fenomeno politico molto importante nella storia dell'India, cioè ci sarà un vuoto con la caduta dei grandi imperi. E quindi il potere verrà suddiviso in tanti piccoli regni collegati l'uno all'altro, in cui c'era un signore centrale con tutta una serie di vassalli o signori asserviti al suo potere, chiamati Samanta, che davano vita quindi a una struttura politica feudataria che definiva una sorta di perno centrale con una serie di cerchi concentrici tutto intorno. E appunto questa struttura politica viene chiamata anche mandala, per esempio, quindi Samanta, Samanta Chakra, Samanta Mandala, cioè il cerchio di Samanta. E questo termine, per esempio, questa struttura politico-sociale, influenzerà anche l'idea poi del mandala buddista, cioè una trasfigurazione spirituale e religiosa di una realtà sociale e politica ben precisa. Ora, il tantrismo, in seno all'esperienza buddista nasce, non come qualcosa di totalmente indipendente dalle correnti precedenti, dalle esperienze buddiste già esistenti, nasce in seno
ha il cosiddetto Mahayana, quello che viene chiamato solitamente come il grande veicolo, veicolo universale. Il buddismo di tipo Mahayana è un buddismo che idealmente non si rivolge più esclusivamente ai monaci e all'esperienza del monaco e del monastero, o comunque del rinunciante e dell'asceta, ma si rivolge idealmente anche al laico. Perché dico idealmente? Perché comunque sia, queste furono visioni in ogni caso favorite e scaturite sempre in un ambito monastico, che poi però appunto si aprirono anche alla possibilità dell'esperienza anche di un laico, tant'è che nascono dei testi che evidenziano non tanto il cammino di un monaco rinunciante, appunto, ma di una figura anche laica o principesca, per esempio, ma non per forza di stirpe regale. Una figura di un laico, di una laica che potevano, come dire, intraprendere qualsiasi tipo di lavoro, che però per amore del bene di tutti gli esseri senzienti, incontrando, attraverso un'empatia diretta la vera natura della sofferenza di tutti gli esseri, assumevano su di sé il compito di liberare appunto il maggior numero di esseri possibili da questa condizione di dolore e sofferenza in cui, secondo il buddismo, secondo la tradizione indiana, noi siamo immersi, una condizione che viene chiamata anche samsara, che indica una ciclicità, un ciclo di nascite, morte, rinascite e morte e così via. Quindi, praticamente, la nuova etica è quella di questa figura chiamata bodhisattva, cioè essere essenziato di risveglio, cioè colui che rinuncia alla sua stessa libertà, al suo stesso risveglio, diremmo, ipoteticamente, idealmente, per portare in questa condizione stessa invece il maggior numero di esseri possibili. Il bodhisattva è essenziato di un'esperienza chiamata bodhicitta, cioè mente del risveglio. Come potremmo definire in poche parole bodhicitta? Possiamo definirla in questo modo: bodhicitta è sentire l'altro come se stessi, in poche parole. Bodhicitta è sentire la sofferenza dell'altro come la propria. Bodhicitta è il cadere delle distanze che ci sono tra i fatti della vita dell'altro e i miei. Bodhicitta è andare oltre se stessi e comprendere quindi che non c'è separazione tra noi e l'altro. Idealmente potremmo utilizzare il termine destino, anche se andrebbe analizzato in ambito buddista, andrebbe interpretato questo termine, cioè il tuo destino, in poche parole, il mio destino. E quindi, come dire, io non sono un essere separato da te, io sono condizionato, sorgo, la mia personalità, la mia figura, il mio sentir mio in realtà non è qualcosa di indipendente dalle tue sorti, dalla tua esperienza o dall'esperienza del resto del mondo. Il sorgere del sentire della mia personalità si ha indipendenza da una serie di cause, condizioni, fattori che sono esterne a me stesso. Quindi io sono completamente interdipendente al destino, nel senso al farsi dell'esperienza che considero esterna a me. Da questo punto di vista comprendo che non c'è una vera differenza, e che il concetto di identità in realtà è una sovrapposizione cognitiva erronea a un processo, come dire, a un processo di esperienze, e questo processo di esperienze sono io. Quindi l'io, nell'ambito buddista, è un processo che si fa continuamente, non qualcosa che è dato una volta, mai prodotto, mai cesserà, sopravviverà il corpo o cose del genere. È un processo continuativo. Siccome questo processo è interdipendente a tutto il resto degli infiniti processi dell'esperienza che si manifesta, eccolo là che non c'è una reale separazione tra me e l'altro, me e il mondo e così via. Perciò diremmo che questa è l'etica assoluta per eccellenza. Non ci si salva se non ci si salva tutti quanti, in poche parole. Allora il Bodhisattva comincia a cercare le cause dell'origine di questa sofferenza che coglie tutti quanti e la trova appunto in una percezione distorta della nostra vera natura. Cioè il concepire un io come una solidità, come un essere che esiste di per sé, non condizionato, non dipendente da niente, che vive sempre così, dotato di caratteri propri. Comincia quindi questa ricerca che porterà appunto al risveglio, allo sviluppo di atti che sono gli unici possibili utilizzabili per salvare dalla sofferenza gli esseri. Ora, in seno a questo movimento, appunto a questo, come dire, a questo sistema, appunto, il buddismo Mahayana, nasce però anche un'attitudine che è quella meno filosofica e più liturgica, più ritualistica, se vogliamo, cioè
I primi aspetti tantrici, non, il tantrismo nell'ambito del buddismo non è qualcosa che si distingue per una visione filosofica, né per una visione etica sostanzialmente, ma è piuttosto un accento, soprattutto all'inizio, su un aspetto rituale e liturgico. Ed è un aspetto rituale atto a conseguire, a far conseguire a chi mette in atto questo tipo di prassi, tutta una serie di capacità, di possibilità, di poteri che però servono al contingente, che servono cioè nella vita del quotidiano, nella vita di tutti i giorni. Cioè i primi testi tantrici servono soprattutto per individuare, per evocare delle esperienze, delle essenze, delle realtà che potremmo definire divinità, poi andremo a vedere che si intende per divinità, che possono per noi e sollevarci da una serie di fatiche e problemi, risolvere tutta una serie di problemi, insomma. Quindi all'inizio c'è più questa visione funzionale, se vogliamo, quindi per ottenere esperienze di lunga vita, per ottenere per ottenere ricchezza, per ottenere protezione da malattie, per ottenere protezione da nemici e così via. Sarà solo verso il VII secolo, l'VIII secolo, che definitivamente, diciamo, l'accezione tantrica si volgerà al cammino che porta al risveglio definitivo, cioè allo stato di un Buddha vero e proprio, con una serie appunto di tecniche e di prassi meditative talmente complesse e talmente particolari da necessitare addirittura l'introduzione da parte di un maestro, cioè di qualcuno che già ne ha avuto un'esperienza diretta, attraverso un processo che viene chiamato, in termini volgarmente detti dalle nostre parti, iniziazione. Vedremo che questo termine è abbastanza, come dire, non giustificato, insomma. Quindi ci saranno tutta una serie di esperienze che faranno di questo sistema un sistema considerato molto più veloce rispetto alle esperienze, alle prassi e alla visione filosofica del buddismo Mahayana, che però sono altrettanto pericolose perché implicano anche delle tecniche yogiche che possono compromettere proprio anche la salute fisica e mentale dell'individuo, del praticante, se non appunto guidato da una figura, da un guru, da un maestro che già ne ha esperienza completa e che possa, come dirlo, come dire, appunto, indirizzarlo in maniera salutare, in maniera sicura, in un percorso che è abbastanza rapido, dice la tradizione, ma altrettanto pericoloso. Quindi, ecco, sostanzialmente l'aspetto tantrico del buddismo nasce in seno alla visione del buddismo Mahayana per poi prendere una strada abbastanza netta, senza però mai distaccarsi dalla visione filosofica promulgata dalle varie scuole del Mahayana, magari riadattandole, ridefinendole in certi punti e così via. Il buddismo tantrico si diffonderà un po' in Cina e in Giappone, ma soprattutto nelle aree dell'arco himalayano, nelle aree, soprattutto nel Tibet, e poi di riflesso anche in Mongolia. Tutta l'esperienza del buddismo indiano che termina intorno al XII secolo, soprattutto con lo sviluppo dell'esperienza tantrica, verrà ereditata completamente dall'esperienza buddista tibetana, più che dalle altre tradizioni dell'Asia. Cioè in Tibet arriva tutto quello che è stata l'esperienza buddista dell'India e il canone tibetano, suddiviso in due sezioni, tendono appunto a trasmettere questo tipo di conoscenza e a tutt'oggi molti, molti, molti di questi testi non sono stati ancora tradotti, quindi è un'esperienza ancora in divenire, anche questa. Ecco, una domanda un po' sciocca, ma che credo si possono far molti in questo momento. Perché Tantra in Occidente viene spesso avvicinato alla sfera della sessualità, come se fosse qualcosa, no, che finisce lì o che ha lì il suo cuore? Diciamo che l'evoluzione dell'esperienza tantrica, sia Shaiva che buddista, nelle sue fasi più mature, ha coinvolto anche la sfera della fisiologia dell'individuo e quindi anche la sfera della sessualità. Il tantrismo che cosa fa? Opera un rovesciamento del piano etico, sociale, accettabile
da un'ortodossia appunto religiosa, politica, spirituale dell'epoca, anche se poi vedremo che appunto con la caduta delle grandi dinastie nel VI secolo così, molti saranno i regnanti o i piccoli signori che si rivolgeranno ai tantrica, cioè appunto coloro che praticano e che si adeguano alla letteratura tantrica, per ottenere tutta una serie di poteri, compreso per esempio anche il potere sessuale. Anzi, diciamo che il potere della forza militare, della forza regale, viene equiparato al potere della sessualità. Quindi il sovrano diventa allo stesso tempo il grande condottiero militare, ma anche il grande amatore. E la vicenda militare, la battaglia, viene descritta anche come un incontro amoroso da tanti testi, insomma. Quindi il concetto di violenza necessaria viene anche equiparato a quello di potenza sessuale. E quindi rifarsi alle capacità e alle conoscenze di queste figure di asceti e rabbondi e praticanti di cose abbastanza particolari divenne necessario, sembrò divenire necessario in quel periodo, insomma. Tant'è che i tantrica divenivano anche, come dire, cappellani di corte, insomma, i Purohita o Rajaguru, proprio all'interno della corte. I tantrica erano quelli che davano l'aspersione al sovrano, insomma, consacravano in qualche modo anche il sovrano. E poi, soprattutto con gli sviluppi più tardi della prassi tantrica, insomma, l'esperienza rituale fu interrotta. Questo non significa che il rito o la liturgia fossero abbandonate o fossero negate, semplicemente non vennero nemmeno psicologizzate, scusatemi. Semplicemente il corpo diventa il tempio, il corpo diventa l'altare, il corpo diventa l'offerta stessa che viene destinata alla divinità, la cui essenza però già pervade il nostro stesso essere, insomma. Quindi l'essenza della divinità deve essere risvegliata in noi. Ora, alla luce di questo, il corpo non è più qualcosa da disprezzare, non è più qualcosa da allontanarsi, come invece la visione precedente, sia del buddismo antico o di alcuni aspetti del buddismo Mahayana, sottolineavano. Il corpo come qualcosa che a causa dell'esperienza sensoriale ci racchiude in una gabbia e non ci permette di vedere, di scorgere il reale, che invece è già presente in noi come stato naturale della mente. No, no, nella visione tantrica, insomma, dell'esperienza, invece il corpo può essere uno strumento molto adatto. E tutte quelle energie che sono collegate agli stati vitali essenziali del corpo possono essere reintegrate e impiegate attraverso la loro forza per produrre, diremmo meglio, per risvegliare degli stati di coscienza molto più sottili che spazzano via quelli grossolani, meramente legati e suggeriti dall'esperienza sensoriale grossolana, appunto, convenzionale, questi stati che possono essere reintegrati e impiegati per comprendere più velocemente lo stato naturale della mente o comunque dei fenomeni. Perché? Perché questi stati di coscienza che sono più sottili vengono praticamente liberati, vengono scrossati dall'identificazione con le concettualizzazioni, con le proiezioni operate dal pensiero convenzionale e quindi, come dire, generano, risvegliano uno stato più immediato, uno stato più intuitivo, che è caratterizzato allo stesso tempo da uno stato di estasi, di piacere. Quindi si viene a dire che questo tipo di reintegrazione produce un piacere che è 100.000 volte più grande di un normale orgasmo sessuale. Quindi, quando si parla dell'impiego dell'esperienza sessuale in ambito tantrico, non si intendeva qualcosa che è un mero consumarsi di un atto sessuale così come lo intendiamo noi. Ci dovevano essere delle caratteristiche. Per esempio, non doveva essere emesso il seme da parte dell'uomo. Il seme doveva essere, siccome il seme comunque simboleggia una serie di esperienze ed è, come dire, simbolo di essenze ben più sviluppate all'interno di una concezione di una fisiologia sottile specifica, attraverso delle tecniche yogiche, non doveva mai essere emesso. L'emissione del seme vuol dire il samsara, vuol dire nuovamente mettere in circolo
la sfera delle cause e degli effetti, e quindi ancora il ciclo di nascita, l'emissione e morte, quell'emissione poi avrà una cessazione nelle sue forme e così via. Doveva essere reintegrato, e quindi questa reintegrazione avrebbe prodotto una serie di stati di coscienza più sottili, come dire, connaturati, definiti, caratterizzati da stati di estasi, che sono già di per sé delle coscienze molto sottili, con cui il tantrica può introdursi direttamente nella visione diretta dello stato dei fenomeni e della mente stessa, insomma. Quindi, lungi dall'essere un mero rapporto sessuale, era considerato questo un metodo, un abile mezzo, solo da parte di chi sapeva controllare determinate tecniche e soprattutto non aveva più quella fame, quella sete ossessivo-compulsiva per il desiderio sensuale, come il desiderio carnale e così via. Quindi, quando oggi si parla in Occidente del sesso tantrico, vengono venduti pacchetti di esperienze di sesso tantrico, ecco. Nel 99,99999% dei casi si tratta di mistificazioni clamorose che non hanno niente a che fare. Anche perché poi nel corso del tempo tutte queste esperienze sono state completamente riviste, sono state completamente ridefinite e all'esperienza sessuale vera e propria scaturita dall'unione tra il praticante e la consorte è stata data molto meno valenza, molto meno importanza fino a svanire. Quasi del tutto, insomma. Nella tradizione, per esempio, dei Dalai Lama, che è una tradizione prettamente monastica, ecco, l'atto in quanto tale assolutamente non viene preso in considerazione. Ci si visualizza nella forma di una divinità che la trasformazione dell'identità ordinaria in uno stato di potenzialità infinita della possibilità umana, e ci si unisce a una figura femminile, se il praticante è uomo, o femminile, se. Femminile se il praticante è uomo, maschile se si tratta di una praticante, ci si unisce a un consorte, a una consorte, che rappresenta in realtà la saggezza innata, cioè lo stato naturale della mente, e che quindi può essere tranquillamente visualizzato perché è qualcosa che è già presente in noi e che deve essere semplicemente rievocato, risvegliando. Quindi, per esempio, nella tradizione dei Dalai Lama, come dicevamo, che è prettamente monastica, la visualizzazione si ha con, scusate, questo stato di unione si ha con delle esperienze basate su visualizzazioni, mai con persone reali, concrete. Anche le altre tradizioni ovviamente prevedono che questo sia possibile solo per praticanti proprio di livello altissimo che già hanno eliminato tutta una serie di problemi o comunque che non abbiano completamente i voti monastici. Ecco. Ecco, una domanda. Mentre mi sembra che il buddismo, nelle forme più divulgate, offra una serie di strumenti a cui l'uomo contemporaneo riesce ad accedere, non dico facilmente, ma insomma senza incontrare grosse difficoltà iniziali, quantomeno, è la strada che tu disegni. Parlando del buddismo tantrico, mi sembra una strada molto impervia, tanto che appunto si ritiene necessario per certe pratiche la presenza di un maestro, di un guru che ci faccia, no? Che ci faccia pian piano entrare, eccetera, eccetera. È così? Ci dobbiamo scoraggiare? Sicuramente il problema, possiamo dire, è che se non incontra appunto una persona che già ha avuto delle esperienze reali in questa strada, che in realtà è una strada della mente, il tantrismo utilizza degli archetipi già presenti nelle nostre coscienze, addirittura nelle nostre culture. Ci sono degli archetipi che sono comuni a tutte le culture umane. La cultura specifica poi impiega delle forme piuttosto di altre. Queste divinità, per esempio, appunto rappresentano degli archetipi, cioè rappresentano il punto di unione, il trait d'union, tra ciò che, permettetemi adesso il termine, tra ciò che è più veridico della nostra esperienza umana e ciò che invece conosciamo di noi stessi, velato appunto dalla cultura, dal senso di necessità, dal senso del bisogno, che una cultura, una civiltà appunto ci impongono per poterci riconoscere, come dire, in una relazione fatta di identità, di una molteplicità di identità, cioè il mondo come una serie di identità separate tra loro che però interagiscono in qualche modo.
con il senso di essere sempre uguali a se stesse, questa identità, e vanno avanti così per il resto della vita. Quindi una vita fissata da paletti, una vita bloccata in qualche modo, una vita da cui non possiamo uscire per modificare alcuni aspetti anche quando questi rendono in noi stati di sofferenza. Invece il tantrismo utilizza il Vajrayana, anzi diremo il buddismo tantrico, il buddismo nella sua accezione che aspira al risveglio, utilizza una serie di simboli che permettono di entrare in contatto con tutta una serie di blocchi emotivi, una serie di blocchi cognitivi, una serie di esperienze addirittura anche prenatali. Quindi quelle esperienze di cui noi non abbiamo immagine, ma abbiamo una memoria non riconoscibile perché appunto priva di immagini. E quindi c'è una possibilità di farlo. L'idea di visualizzarsi come una figura a più braccia così è semplicemente l'idea di prendersi una libertà dall'identità ordinaria a cui siamo soggetti e poter pensare di entrare in contatto con tutta una serie di potenzialità, di possibilità che non oseremmo prendere in considerazione perché potremmo poi non essere riconosciuti, no? Dalla società che ci circonda, perfino dalle nostre relazioni più vicine. Quindi, che succede? Che quando ci si visualizza in una forma divina, appunto, ci si visualizza attraverso una forma che al suo interno è vuota. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi prendiamo atto del fatto che ci sono tutta una serie di possibilità che la nostra vita propone, ma che non abbiamo mai provato a prendere in considerazione perché o ci mettono paura o destabilizzerebbero quelle che noi intendiamo come sicurezze e certezze. La nostra identità non è altro che l'illusione di una serie continuativa di sicurezze e certezze. E questa figura però all'interno è vuota. Cioè, è come se fosse una figura trasparente che, se vogliamo, non esiste ma funziona. Che vuol dire quindi che è vuota? Vuol dire che, lungi dall'essere un'identità, c'è cioè qualcosa di identico, cioè uguale a se stesso. È un processo esperienziale che interdipende con tutta una serie di esperienze con cui si entra in contatto. Quindi siamo un contatto che produce forme sempre differenti. Questo lo chiamiamo vacuità. Cioè, assenza di un'esistenza intrinseca, di un'identità, di una realtà a se stessa che non dipende da nulla, che invece si fa continuamente sulla base di un sorgere dipendente continuo, cioè relazioni che continuamente interagiscono. Quindi, questa manifestazione a più braccia con oggetti rappresenta tutta una serie di possibilità che il cambiamento può suggerire. E che un'intuizione di questa natura in continuo cambiamento può suggerire, e l'aspetto vuoto rappresenta proprio questo, cioè una dimensione non ostruita dal pensiero dell'identità in cui tutto sorge e in cui tutto poi torna, cessa, per prodursi in nuove forme, forme che sono infinite, forme esistenziali infinite. Quindi, sotto certi punti di vista, il buddismo tantrico, comunque il tantrismo, probabilmente presenta degli aspetti, come dire, che per noi sarebbero ottimali se compresi e vissuti in un certo modo, perché in realtà rappresenta una forma, di psicologia molto sottile e molto raffinata, tra l'altro, perché va a lavorare sui nostri sensi, sulle basi sensoriali, va a lavorare sulle nostre emozioni, comprende l'origine delle emozioni e comprende anche qual è la natura delle emozioni, la matrice. E quello spazio che noi siamo all'interno del quale le emozioni sorgono e possono riassorbirsi se lasciate a se stesse, cioè nella loro nuda espressione senza aggiungere aspettative, ansie e così via. Quindi sulla carta è quanto di più ottimale ci possa essere, ma siccome prevede, come dire, delle prassi, prevede degli addestramenti molto particolari, è chiaro che serve una guida. C'era un grande maestro della tradizione tibetana, Kagyu Gampopa, che diceva appunto che il maestro è allo stesso tempo una guida, una scorta e un traghettatore. Perché se noi ci addentriamo dentro un bosco, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, no? Quindi il bosco è il bosco delle tradizioni, delle istruzioni, delle tecniche, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno anche di una scorta, perché insomma ci addentriamo in questo bosco. Ci sono dei banditi e così via. I banditi sono le nostre aspettative,
le nostre idee, il materialismo spirituale, come lo chiamava un maestro tibetano che insegnò in America, Chogyam Trungpa, cioè il fatto che io mi aspetto che il percorso spirituale sia così come io me lo immagino e non altro. E quindi da una serie di aspettative che comporta poi una serie di ostruzioni emotive. Quindi sì, va bene, io voglio ottenere dei risultati, voglio ottenere dei poteri, però non mi voglio liberare della mia rabbia, non mi voglio liberare delle mie pulsioni perché mi caratterizzano, io sono questo. Quindi la paura di perdere questo, e questi sono considerati dei banditi che mi portano via la vita, quindi ho bisogno di una scorta. È il traghettatore. Perché? Perché mi permette di andare al di là di questo fiume in piena, che è appunto la mia vita, e che è appunto la mia vita, in quanto fiume in piena di considerazioni, concettualizzazioni, classificazioni, categorizzazioni, compulsioni ossessive basate sulla ricerca di certezze e sicurezze da ritrovare sempre all'esterno di me e mai in me e così via. Insomma, tutto il rapporto che abbiamo, insomma, con le emozioni, eccetera, eccetera. Io sono, devo dire, sempre ammirato del modo semplice, molto limpido, con cui racconti delle cose molto complesse. Ti ringrazio. Dunque, in realtà noi abbiamo anche terminato il nostro tempo, ma io mi vorrei concedere qualche minuto in più, anche perché voglio ancora sapere una cosa e chiedertene ancora un'altra. La cosa che vorrei sapere è questa: come ti sei avvicinato a questo mondo? Quando e come? Perché, beh, sì. Uno può immaginare un interesse di tipo intellettuale oppure anche altre vie, insomma. Qual è stata la tua via? Guarda, io dunque è stato grazie a mio padre, che mio padre è fotografo, decise di documentare la comunità tibetana a Roma e quindi un giorno mi ritrovai per casa appunto i buddisti, nel senso che aprì la mia porta di giovane studioso, ero alle scuole superiori, mi ritrovai il maestro tibetano del centro Samantabhada di Roma, Geshe Sonam Chanchu, perché non ringrazierò mai abbastanza, e tutta una serie di persone che erano con lui, no? Allora chiese a mio padre: papà, perché ci sono i buddisti per casa? Lui dice: no, ma guarda, sono simpatici, conoscono tante cose e si sta bene con loro. E così fu, e Geshe Sonam Chanchu mi, come dire, mi trasmise dei discorsi, delle parole di un maestro buddista vissuto intorno al secondo secolo d.C., chiamato Nagarjuna, considerato il secondo Buddha, colui che diede inizio alle istruzioni della via, della cosiddetta via di mezzo, Madhyamaka. E che diceva che una cosa non è prodotta né da sé, né da altro, né da entrambe, né entrambe, insomma. Questa cosa spaventosa, letteralmente, mi risuonò talmente tanto da far sì che nascesse in me un interesse per questo tipo di pensiero e così iniziai i miei studi all'università. Poi appunto andai in viaggio a 19 anni in India, nel monastero, nei monasteri della tradizione del Dalai Lama ricostruiti nell'esilio nel sud dell'India, entrai in contatto diretto con questa realtà, questa tradizione, e fu amore a primo udire, insomma, ecco. Ecco, allora adesso una domanda un po' irriverente. Se uno digita il tuo nome su Google, trova un sacco di cose molto, sì, insomma, molto importanti, studi fatti, cose pubblicate, eccetera, però ti vede anche nelle vesti di chitarrista di un gruppo rock, no? Allora la domanda è: qual è il rapporto fra il rock e il buddismo tantra? Il rock è tantrismo allo stato puro, perché il rock è feroce, il rock è consapevolezza, nel senso devi sapere quello che fai perché se no finisce tutto in fischi, saturazioni e valvole dell'amplificatore che si rompono. Il rock è essere presenti a se stesso mentre fai quello che fai, per esempio, no? E quindi rock, ecco, il rock è amore, il rock è passione, il rock è, come dire, il rock è condivisione, il rock è sorriso, il rock è amore, ecco, per me almeno, insomma, ecco, no? Il rock è sensazione, è questo. Ottima risposta. Non credo che sia, non voglio assolutamente equiparare. Ecco, il rock per me è stata una manifestazione della mente creativa a cui partecipa la mia esperienza di questa vita. Da questo punto di vista posso quasi azzardare un accostamento con quello che è il metodo tantrico, che è una manifestazione creativa dell'aspetto naturale della mente. Dunque, come tu sai, questi incontri si concludono con il bicchiere della staffa.
che nel caso mio un bicchiere che contiene una modesta dose alcolica, invece nel caso tuo so che è. E io ho preso questo appresi questo viziaccio in India, appunto, che è il tè, la fattispecie in questo caso anche un tè cinese, quindi non si fa mai differenza né distinzione e tutto si accoglie. Perciò, Grazie ancora per essere stato con me questa sera. A grazie a voi per avermi ospitato. E a presto. presto. Ciao.